Bene ragazzi, adesso una cosa che faccio sempre in tutti i miei software è il blocco di simulazione, quindi un FC dove, dato che lavoro con le immagini di processo, quindi non sto lavorando con degli input e degli output fisici, ma sto lavorando con gli input e gli output di una DB, quindi degli input e degli output che ho creato io e che poi andrò a collegare agli input e gli output fisici, cosa faccio? Mi creo un blocco simulazione dove simulo gli input del sistema. Quindi cosa vuol dire? Vedete? Quando ho l'output command della valvola 1, in questo caso la valvola si sta aprendo ed è arrivata al fine corsa di aperto. La stessa cosa per quanto riguarda quando è chiusa, quindi quando ho l'output command V1 spento, quindi non lo sto dando, la valvola dovrebbe arrivare in posizione di chiuso. E quindi ho fatto questa piccola logica per dire l'input mi va in aperto, l'input mi va in chiuso in queste determinate condizioni e in un determinato tempo, proprio come se fosse una valvola reale. Quindi gli do il comando, dopo 5 secondi si apre, gli tolgo il comando, dopo 5 secondi si chiude. Così posso anche simulare tutta la logica del mio funzionamento. Stessa cosa con le altre valvole, poi ho simulato anche il flusso di linea. Quindi quando ho la pompa aperta e ho la valvola V1 aperta, allora ho l'input del flusso dell'acqua, ok, subito dopo un secondo, in questo caso l'ho messo, mi va in input d'acqua. Questo blocco qui è essenziale perché così potremo simulare tutta la gestione del blocco con anche i fine corsa, diciamo così, della valvola, senza stargli ogni volta noi a mettere a 1, a 0, 1, a 0.